Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è ZTL e dalla giornata politica escono tanti commenti, tante voci su tanti argomenti anche diversi gli uni con gli altri. Mentre si parla e si discute, torneremo a parlare fra un attimo del caso di Ilaria Salis, la 39enne italiana accusata di una pesante aggressione in Ungheria. Sembra che siano tutti uniti per dare addosso al cattivissimo Orban, e io voglio chiedere subito cosa pensa di questa vicenda di Ilaria Salis, poi entriamo su altri temi piuttosto rilevanti, a Claudio Borghi della Lega. Buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera a voi. Allora, come dobbiamo giudicare questo caso? Mi sembra che qui ci sia, insomma, nel mirino alla fine della fiera ci sia Orban. Sì, beh, certo, è evidente, no? Ma io, insomma, ho un'idea mia, ma secondo me se un italiano all'estero delinque deve essere punito doppio, dal mio punto di vista, perché uno per il crimine che eventualmente ha fatto, che io non so ovviamente se stiamo parlando, non sono un giudice, non ho visto solo dei video che possono essere ingannevoli come tutti, quindi sicuramente non mi metto a fare nessun tipo di giudizio anticipato, però di base il fatto di ogni tanto qualcuno dice ah beh, è italiana e quindi devi trattarla con tutti i riguardi, sinceramente non mi sta particolarmente bene, ecco. Cioè, se dovesse veramente aver fatto dei crimini, mi spiace, ma l'italiano all'estero che fa dei crimini deve essere castigato sia per il crimine che ha fatto sia per il disdoro che dà al nostro paese. Dal mio punto di vista uno dovrebbe essere sempre un cittadino esemplare. Poi per il resto è ovvio che io, come tutti i miei connazionali, preferirei giudicarmeli qui, ecco, mettiamola così. Quindi speriamo che ci sia l'estradizione. Sì, lì poi c'è credo dei problemi tecnici con l'estradizione, però il punto qua mi sembra politico, no? E mi sembra che si stia facendo molta confusione, anche forse a danno della stessa Ilaria Salis, no? Perché poi su queste vicende, quando un detenuto, un accusato diventa il nodo di uno scontro politico, poi secondo me la vicenda processuale sua non ne trae giovamento. Questa è la mia modestissima opinione. E mi sembra che nel mirino ci sia Orban, perché è partito un po' la caccia all'ungherese cattivo, no? Cioè, cosa succede? L'altro giorno il Financial Times, ieri per la precisione, pubblica un articolo in cui dice: guardate che c'è un piano segreto dell'Unione Europea per mettere in ginocchio l'economia ungherese casomai Orban rifiutasse di approvare altri aiuti all'Ucraina. Ecco, io ora ma perché mi avete per l'Unione, quando c'è l'Unione Europea, questa è quella di Draghi. Vabbè, vedo che però imparano in regia, imparano quali sono i cattivi, no? Quando c'è l'Unione Europea e allora parte questa roba qua. Il piano della Spectre europea contro Orban per affossarlo, che a me sembra una cosa, io le dico anche solo il dito, una cosa terribile. Cioè, qui è una parte che viene prendersela con i cittadini ungheresi. Ma Francesco, guarda, vuoi che io ti dica che non ci credo? Io sinceramente purtroppo tendo a crederci. Ricordiamo le parole dal sen sfuggite, come si suol dire, della signora Ursula von der Leyen, quando gli si diceva che ma cosa potrebbe fare, perché poi non ha paura che arrivino al governo i leghisti, i fascisti e così, questo tipo in Italia. Ti ricordi che cosa aveva detto, no? Con quel simpatico inglese: we have tools to handle this situation, no? Cioè dice: noi abbiamo degli strumenti per poter gestire un governo che eventualmente non facesse quello che vogliamo che faccia, no? Ecco, la minaccia, che ha avuto il coraggio di dire, l'avversazione. Uno che ha avuto il coraggio di dire così, con dei principi, poi con dei precedenti, no? Insomma, ce lo ricordiamo: lo spread, le risatine, la Merkel, il Sarkozy. Insomma, diciamo che il track record non è dei migliori. Insomma, per l'Unione Europea, uno dei motivi per cui la combatto con tanta acrimonia, diciamo così, è perché mi pare assolutamente chiaro che sia il contrario della democrazia.
Cioè, un posto dove puoi votare quello che vuoi, basta che voti quello che piace a me. Insomma, con la democrazia non ha molto a che fare. Quindi, diciamo di democrazia questa qui. Tra l'altro, vediamo se funziona. Facciamo una prova, no? Perché quando io nomino queste cose, poi succedono, partono queste musiche. Cioè, per dire, se io dico Ursula von der Leyen, no, cosa succede? C'era la cosa. Giusta sottolineatura, vedi, quando dico queste cose, figurati quando dico Draghi, no? Quando ridico Draghi riparte. Poi se Draghi dovesse andare in Europa, ecco, si fa sempre più potente. Se Draghi dovesse andare proprio alla Commissione Europea, pensa te, Draghi alla Commissione Europea sarebbe l'iper, no? L'iper, una cosa abominabile. Ma anche questo oggettivamente non mi stupisce. Cioè, loro, no, cioè l'Unione Europea, anche quelli che vanno lì, cioè non può andarci chi non la pensa come loro. Questa è una cosa che hanno detto in modo esplicito, cioè diceva Borghi, ma cosa fai, mandi Borghi a fare il commissario europeo? È impossibile, non la pensa come me. E mi spiace, questa qui è una cosa che a me, io me la sono legata al ditino e ancora me la tengo lì, è una cosa che faccio, anche una colpa che rivolgo anche al nostro stimatissimo e santissimo presidente Mattarella, perché quando ha detto il presidente, in occasione, tutti ce lo ricordiamo, in occasione del no a Savona, no? Quando era stato proposto, certo, Savona come ministro, e aveva detto no, Savona non può fare il ministro, ha criticato l'euro. Allora significa che io non ho diritti civili a causa delle mie idee. Cioè, io ho criticato l'euro, lo rivendico con forza ad averlo criticato, volendolo posso criticare ancora adesso, ma tanto ho già scritto tutto e detto tutto. Ma per quale motivo dovrebbe essere che allora non mi è consentito prendere e avere un ruolo di governo o qualcosa del genere a causa di un'idea? Qua c'è sempre questa democrazia a due velocità, e così come a due velocità, secondo me, l'attenzione ai diritti. Ora, io non amo vedere della gente, lo dico, incatenata con le cose, penso che si debba aspettare la giustizia, decideranno i giudici ungheresi. Me, io sono per la garanzia anche dei colpevoli, quindi mi sembra giusto, insomma, rispettare tutti. Dopodiché, assolutamente, però, sì, che, e non penso che una donna possa essere un gran pericolo in un'aula di tribunale, o che possa picchiare chissà chi o di questo tipo. Non credo, forse si poteva evitare, anzi probabilmente si doveva evitare, almeno insomma con i nostri occhi, però anche lì. E tutti i nostri difensori dei diritti, no? I grandi difensori dei diritti adesso si scandalizzano per questo. Abbiamo sentito prima anche la voce di Giuseppe Conte. Io mi permetto di fare una piccola obiezione a Conte. Bellissimo il garantismo, bellissima la difesa dei diritti umani, dopodiché siete quelli che hanno rinchiuso in casa le persone, hanno privato le persone del lavoro, le facevano salire sull'autobus, altro che catene. E a tale proposito rifiutano anche di prendere in esame, oggi giusto Roberto Speranza parlava del suo libro A porte semichiuse, diciamola così, sono quelli che rifiutano ogni riferimento al Covid. Invece Claudio Borghi su questi temi un po' di casino continua a farlo, sia sul piano pandemico italiano sia sulla questione dell'OMS, perché sapete, forse noi ne abbiamo già parlato ma magari non tutti lo ricordano, c'è in previsione, perché nemmeno in discussione, perché manco si discute, questo trattato pandemico dell'OMS, che poi sta cercando anche di aggirare lo scoglio con un'altra cosa che si chiama regolamento sanitario internazionale, che prevede insomma la cessione di sovranità da parte degli stati all'OMS, che deciderà in caso di pandemia quali misure si debbono prendere, se chiudere in casa le persone e via dicendo. Borghi ha chiesto che cosa, lo facciamo dire a lui visto che l'abbiamo qui. Ma dunque, io seguo questa vicenda da un po' di tempo, perché le prime volte, stiamo parlando di ormai 2 anni fa, qualcosa del genere, sono arrivati i primi allarmi, no? Attenzione, settimana prossima, se non si fanno 8 danze svedesi, se non si dice no in piazza, se il presidente, no? Entrerà in vigore il trattato pandemico e prenderanno il potere, non ci sarà più la democrazia negli stati. Ora, per la maggior parte
giornate erano assolutamente delle cretinate. L'ultima è stata il 22 novembre, dove c'era una tecnicalità tale per cui si riduce, insomma, ve la faccio breve, non c'entrava niente ovviamente con l'approvazione del trattato pandemico, e quindi diciamo che è un po' di tempo che gli sto dietro, ecco. Solo che dopo tanti al lupo, questa volta stiamo cominciando ad arrivare pericolosamente nella tana del lupo medesimo, e noi assomigliamo un po' a delle pecorelle. A maggio ci sarà l'assemblea dell'OMS, dove finalmente questo trattato pandemico verrà presentato. Io credo che non procederà, perché in una maniera o nell'altra mi sembra che comincino a essere un po' tanti quelli che si sveglino, e loro di solito queste robe vengono fatte meglio se nessuno ne parla. Invece non sono stati particolarmente prudenti, e mi sembra che ci siano degli allarmi abbastanza precisi, ecco, in giro per il mondo, anche se ovviamente io sarei molto più rilassato se ci fosse Trump presidente degli Stati Uniti, ecco, mettiamola così, no? Che già all'epoca aveva detto che lui non voleva più pagare l'OMS, e io da atlantista, mettiamola così, prendo in pieno l'idea di Trump, quello che dice: nel frattempo, intanto che vediamo che cosa succede col piano pandemico, a cui io comincio già a dire che ovviamente il partito in cui insomma io milito non avrà nessuna intenzione di ratificare, anzi ovviamente chiederà a gran voce che non ci sia nessun tipo di assenso preventivo, perché sennò facciamo il bis del MES, cioè questa volta abbiamo invece del MES abbiamo il MES della malattia, è questo trattato pandemico, quindi evitiamo di fare lo stesso errore di Conte, che lo firmiamo e poi dopo spetterà al Parlamento non ratificarlo, ecco, mettiamola così, quindi cominciamo già da subito a non firmarlo e vivremo più felici. Dall'altra parte però si potrebbe cominciare a ragionare di non pagare più l'OMS, perché detto fra noi, che ce ne viene dall'OMS? Cioè qualcuno è stato salvato dall'OMS, qualcuno deve dire, si sveglia la mattina e dice grazie OMS. No, e poi io come sempre quando c'è qualcuno che mi risulta un po' sospetto, la prima cosa che faccio è prendo in mano i bilanci. E prendere in mano i bilanci dell'OMS e mettersi le mani nei pochi capelli che mi restano. Beh, se uno vede i bilanci dell'OMS scopre che un signore chiamato Bill Gates è il secondo contributore. Che insieme con Gabby Alliance, che è sempre lui, diventa primo. Ma questo ovviamente è una delle cose che spaventa, no? Perché dice: vabbè, ma io perché devo mettermi nelle mani di una società, diciamo, che ha dei finanziatori privati che quindi potrebbero avere degli interessi privatissimi, no? e non pubblici. Ma va bene, a me gira già le scatole invece guardare le uscite. Cioè io quando vedo dove raccolgono i soldi mi preoccupo, perché appunto c'è Bill Gates, c'è la Pfizer, c'è la Johnson & Johnson, c'è Moderna, no? E cose di questo tipo, e va bene. Poi dopo guardo come spendono e vedo 1,1 miliardi stipendi. Loro. E vabbè, poverini. Certo, poverini. Solo che uno guarda cos'è. Allora, la media dello stipendio di un italiano è 22.000 euro. Circa, no? Diciamo che siamo sui 20.000 euro. Lordi, che netti ovviamente sappiamo che cos'è, il poco che rimane. Ecco, gli stipendi di questi signori, no? Per fare non si sa bene che cosa, no? Perché appunto non capiamo, sono in media, quindi significa compresi anche quelli che puliscono le scale, 120.000 esentasse. Quindi noi abbiamo che c'è un esercito di persone che guadagnano in media 120.000 euro esentasse, no? Pagati da questi privati, ma anche da noi. Altra seconda voce, 1,4 miliardi, consulenze, e sono gli amici loro. Cioè, voi capite poi perché sono tutti lì a alzare la mano dicendo viva l'OMS, no? Certo, c'è 1,4 miliardi da pagare in giro. Ma se tu prendi un bello stipendio, non vuoi coinvolgere anche i tuoi amici, non vuoi condividere questa fortuna che ti ritrovi, è una cosa pazzesca. Io direi che, direi che viene da sé, assolutamente, esatto. Sì. E poi questi amici devono dire che è bravissimo, no? L'OMS in tutte le sedi, in tutte le situazioni, e chi ne parla male, peste lo colga, già che parliamo di malattie.
E poi come terza voce, così poi dopo vi lascio, sono 800 milioni per la campagna sulla poliomielite, che ha, per carità, la poliomielite è una cosa molto importante, però evidentemente viene sospetto, guardando, che una volta debellata la poliomielite, c'erano due possibilità: dire debellata, lasciamo perdere, oppure dire ma scusa, che noi vogliamo rinunciare a 800 milioni di pappanza ogni anno, via vaccinare tutto il mondo, anche se non esiste un caso di poliomielite da 27 anni, da 40 anni, da 30 anni. Il risultato: stanno cominciando a venire fuori i casi di poliomielite mutata da vaccino. Quindi praticamente non solo non risolvono un problema, ma lo creano, con delle cifre iperboliche, perché voi immaginate con 800 milioni quante persone davvero potrebbero essere curate, no? Anche soltanto pensiamo alle malattie rare o cose di questo tipo. Mi sembra molto ben argomentata questa cosa, però oggi su Repubblica, prima pagina di Repubblica, per questa mi sembra motivatissima obiezione, cosa dice Repubblica? Che torna la destra Novax. Ecco qua, ecco. Destra Novax. Arriva la destra Novax, questa è la marcia dell'impero, e dice che Claudio Borghi, sono tuo padre, in questa maniera qui. E su Repubblica si parla subito della destra Novax e degli arruffapopoli populisti cattivi che vogliono che moriamo tutti di malattia. Io sinceramente anche questa roba qui non me la spiego, cioè ha un minimo di riflessione. Ne ho le tasche pienissime di queste cose che uno non può argomentare così via, perché istantaneamente c'è un'etichetta pronta per te, no? Ma tu immagina, tanto per dirti, vabbè, poi veramente ti lascio. Io ho dato il patrocinio per una giornata in Senato per l'associazione delle vittime dei vaccini, no? E lì c'era apriti cielo, no? Anche lì ovviamente la destra Novax e così via, che fa entrare in Senato i Novax. Faceva: scusa, ma se questi sono vittime dei vaccini, ma di che cazzo stai parlando? Ma dov'è il Novax? Cioè, questa gente che l'ha fatto il vaccino e purtroppo ha avuto una reazione avversa, non è un Novax. Quindi non c'è neanche un minimo di logica. Sarebbe andata meglio essere Novax. Sì, probabilmente avrebbero avuto voglia di essere Novax, ma non lo sono. E oltretutto, guarda, sono anche in una specie di limbo, perché quelli invece Novax veri, no? Che ogni tanto sono anche un po' così, cioè il Novax duro e puro in certi casi fa un po' paura, cioè, questi li odiano, no? Perché dice: hai visto? Così adesso te la gratti tu, hai voluto inserirti il sierogenico sperimentale e adesso problemi tuoi. Quindi questi poveretti che sono le vittime del vaccino sono nella terra di mezzo, perché per gli scientisti sono i Novax, per i Novax, quelli veri, diciamo così, sono della gente che ha sbagliato e quindi deve pagare il suo errore, e alla fine c'è il povero Borghi che prova a dargli voce, perché secondo me, come per te suppongo, è giusto che tutti abbiano una loro voce. Beh, molto, direi. Ringrazio Claudio Borghi, che in questo caso, lasciatemi la marcia imperiale, che sta sempre bene quando si parla di OMS, è sempre un bel momento. Io me l'immagino così, queste riunioni dell'OMS, dove si trovano lì, dicono: adesso chi andiamo a spennare? Poi tra l'altro prendono i finanziamenti da Bill Gates tramite la Gavi Alliance, che è anche una delle più grandi sponsor del vaccino, che poi viene proposto come l'unica, no? L'unica alternativa, l'unica cura, che poi non è una cura, appunto, non è nemmeno un vaccino, quindi figurati se è una cura, contro le pandemie. Così tutto torna, quello che ci ha investito i soldi poi in qualche maniera gira che ti rigira e gli ritornano indietro. Vabbè, ma io, si sa, a questo punto tanto faccio parte della destra cattivissima Novax e me ne vado, così soffiando nella mia maschera di Darth Vader sulle note della marcia imperiale.